Sì, poco meno di 2 mesi al voto, ma ormai la campagna elettorale alle porte, come si sta preparando a Verona? Ma ormai poco più di un mese e mezzo e i cittadini per fortuna sanno, la legge elettorale consente di scegliere, i cittadini sanno scegliere e quindi a Verona dovranno decidere se appoggiare l'amministrazione uscente, perché di fatto gran parte dell'amministrazione uscente è ancora unita, perché anche il PDL ha avuto molte defezioni, ci sono delle persone con le quali abbiamo lavorato bene e siamo contenti di questo e quindi si presenteranno al nostro fianco. Una parte del PDL, quella che anche in questi anni sinceramente non sempre si è comportata in modo lineare e coerente, preferiamo non averla e quindi il PDL avrà il suo simbolo e una sua lista. Dopodiché sarà il PDL a dover spiegare come mai hanno fatto un'alleanza Berlusconi e Fini, perché credo sia un po' difficile da spiegare agli uni e agli altri, e quindi i veronesi sceglieranno se andare avanti e essere amministrati, io spero bene, dalla Lega Nord, oppure fare una scelta diversa. E quindi su questo siamo abbastanza ottimisti, perché credo che siccome il lavoro paga, l'impegno c'è stato. I punti del suo programma saranno più una continuità? Sarà finire quello che abbiamo cominciato, perché in 5 anni molte cose le abbiamo fatte, molte sono state iniziate per essere terminate nei prossimi anni. Ci saranno altre cose da fare, del resto nei primi 5 la burocrazia italica è un mostro e quindi spesso tu ci metti più tempo a far carte che a fare le opere. Quindi ci sono alcune cose, il filobus, il passante nord, il termovalorizzatore, il piano degli interventi, sono investimenti per miliardi sulla città che potranno partire rilanciando la crescita e sono stati approvati dalla precedente, dalla nostra amministrazione, per essere completati dalla prossima. E i cittadini veronesi devono scegliere se andare avanti con la crescita e lo sviluppo di una città europea come Verona oppure fermarsi, perché se si va a guardare il passato, questo lo posso dire senza tema perché ero in consiglio comunale, Verona viene da circa, prima di noi, da circa 15 anni di vuoto assoluto, di nulla e di nessuna crescita o modifica per la città. Adesso la città sta cambiando e speriamo che i veronesi vogliano continuare a cambiarla con noi. Una domanda, conferma la sua volontà di fare una lista sua o civica, come la vuole chiamare? Allora, non so. L'unico partito presente sarà la Lega Nord. Poi ci saranno alcune civiche che fanno riferimento a varie parti della città di Verona con varie sensibilità, in maniera tale che i cittadini veronesi, chi è leghista vota ovviamente, io lo spero, la Lega, che è il nostro partito, chi magari ha una sensibilità diversa può riconoscersi nelle altre civiche. Il dato politico è che nel momento in cui vince Flavio Tosi a Verona vince la Lega Nord.